Sandeus Alfa Epidermia. Sì. Voi dovete assolutamente eliminare. Sì, va bene, ma è il mio unicorno. Tu, non fate, perché tu sei sopra. Lei c'è da ragione. Io so la zia. La zia. La zia che tu ora ti sta mangiando anche la zia? La zia chi è? La sorella dello zio? O la cugina della nonna? Con la nipote del bisnonno. Io sta zia mica me la ricordo. Ora anche gli scarabaggi hanno le zie. Ma sarà tanto lo si vede tanto zia. Faccia poca. Non so solo, anche quando sono solo. Hanno spostato il gruppo abruzzese, ha spostato tutta la roba da un cammerino all'altro e questo non va bene. Ci stanno boicottando, ci boicottano lo spettacolo. Non è più neanche mio nipote. No! Non lo voglio più! Tutti avevano l'aria di aver pianto un poco. Successivamente, decisero di dedicare quella giornata al riposo e al passeggio. Non soltanto si erano meritata quella pausa, ma ne avevano assolutamente bisogno. Pieno di vita.
di questa nostra trasferta in terra veneta. Siamo pronti subito a raccogliere le prime testimonianze delle persone che sono passate. Cercheremo di interpellare, ecco qua, subito una persona che potrebbe anche avere precedenti penali, che comunque ci darà subito la sua impressione di questa trasferta teatrale, artistica in terra veneta, che poi non è neanche recitato. Va bene, grazie. Veloce, Davide, se no, abbiamo qui un altro soggetto che forse è anche un po' un losco individuo, ma può parlare. Ci dica l'impressione a caldo di questo suo ritorno a Orvieto, da questa trasferta veneta teatrale. Cosa porterà? In cosa ci ha arricchito di più a noi? Quali ricchezze siamo portati da questa trasferta? Do you speak English? Ecco, abbiamo qui un soggetto molto, un illustre signore veramente, che dovrebbe essere veramente entusiasmato da questa trasferta, che sicuramente ora avrà arricchito il suo bagaglio culturale, artistico, teatrale. E quindi cosa ci può dire di tutto ciò? Le sue impressioni a caldo, proprio ciò che le viene spontaneo dire in questo momento. Vedete che esperienze di vita, vedete come un uomo può cambiare dall'oggi al domani, come la sua vita può cambiare da così a così. E abbiamo qui un soggetto che dovrebbe essere stato forse anche molto partecipe, o forse una comparsa, ora non mi ricordo bene. Comunque, una suppressione a caldo, su cosa questa esperienza le ha lasciato dentro di lei, cosa si sente? Cupidità. In cupidità? Sì. Le soffre di cupidigia? La cupidigia, sia di cupidigia. Sia di cupidigia che di cupidità. Ho capito. E ora ci devi però spiegare bene se soffre più di cupidità o di cupidigia, perché qui la questione è da approfondire, chiaramente, non possiamo certo tralasciare questi particolari. Certo, dipende dalle situazioni varie ed eventuali. C'è anche un po' di cupidità. Anche un po' stupida, mi hanno detto, non lo so. Ed ecco, abbiamo questo giovanotto che si fa portare in braccio dalla mamma perché è veramente provato da questa esperienza teatrale. Lei dovrebbe aver fatto parte del cast, mi sembra, qualche cosa del genere, una comparsa forse, non lo so. Sì, forse ha dato una traccia forse sulla trama, mi sembra. Abbiamo veramente una che ha messo a repentaglio anche le sue condizioni di vita, per rendere questo spettacolo il migliore di tutti. Ma cosa ha provato? Cosa ha riportato? Un gesto di enorme affettuosità nei confronti di questo turista che torna anche lui. E qui abbiamo anche una turista straniera, anche lei è straniera, lei dovrebbe essere venire da Caracas, no, se non sbaglio, e viene a visitare Orvieto per la prima volta in vita sua. Ecco, questa signora invece deve portare passeggino, anzi porta un fan, è la babysitter, infatti sì, la signora Annunziata, che faceva tutto, domestica, cucinava, è quella che scopava per tutti, il protagonista c'era più niente da fare, è morto di noia, è morto. Abbiamo finito. Abbiamo pure quest'altro signore che vorrebbe dire anche lui, si è molto prodigato. Mi è piaciuto un sacco. Ma proprio mi ha riempito dalla testa ai piedi. Io dovrei dire che neanche il principe Totò saprebbe esprimersi con queste parole, neanche Filippo.